Mi chiamo Pierluigi Sotti, sono iscritto al PD e voglio subito corroborare la severità della diagnosi del quadro politico che ha tracciato Castelnuovo, integrando con queste rapidissime considerazioni che anche il governo tecnico non solo ha mancato alle sue premesse politiche, ma è stato incapace e insufficiente tecnicamente. E vengo subito al punto. Il fatto stesso del problema degli esodati doveva comportare, dal punto di vista dell'Accademia, quello che è il fallimento della riforma della contabilità pubblica dettato dalla legge 196 di 3 anni fa, che dà luogo appunto a considerazioni che riguardano il fatto che non si riesce nemmeno a capire la determinazione esatta della nostra situazione debitoria, sia degli enti locali sia degli enti pubblici. E per gli enti locali vengo subito al nostro tema principale. Vengo al tema principale mutuando quella che è stata la denuncia di Bruno Ceccarelli quando ha parlato di stabilità emergenziale. E vengo al punto che in qualche modo ci riguarda direttamente, cioè al punto del debito pubblico romano e del piano urbanistico di Roma. Non so se voi sapete, ma recentemente è stato effettuato un convegno con emanazione della provincia molto interessante, che ha enunciato principi urbanistici che sono molto vicini a quelli che da anni alcuni notevoli urbanisti, io non sono fra quelli, come Paolo Bertini qui presente, ha dettato in materia di necessità di ricorrere non all'espansione edilizia ma alla manutenzione. Il piano urbanistico della provincia riguarda questo punto. Però attenzione, il fatto che la enunci adesso comporta una strana e non enunciata delegittimazione di quello che è il piano regolatore del 2008. E questo il punto riguarda proprio la debolezza di questa impostazione che mi sembra troppo frettolosa. Veniamo al debito pubblico per in qualche modo legittimare questa osservazione, che però è di fondo, è radicale e riguarda proprio il modo di procedere delle nostre dirigenze, dei nostri partiti e in particolare del mio partito. Se oggi è possibile enunciare un piano urbanistico che riguarda proprio la necessità di cessare e troncare ogni espansione della politica edilizia della città, come difendiamo un piano regolatore che aveva costituito per centro-sinistra un modello addirittura da esportare? E allora la giustificazione avviene su questa base, avviene sulla base che il piano regolatore del 2008 non intendeva proporre una mobilizzazione dell'immobiliarismo romano fino a oltre 60 milioni di metri cubi, ma ha dovuto soltanto ereditare una situazione che derivava dal piano urbanistico del 1962, il che mi sembra, per me, e come utilizzo fruisco del principio socratico di chi sa di non sapere, come sia possibile una ipotesi del genere di base. E comunque rimane in piedi una cosa, rimane in piedi quello che Paolo Bertini con benevolenza ha enunciato, è il debito della città a scendere a 12 miliardi, il che è vero soltanto se ci riportiamo indietro di 3 anni, perché tale è la cifra che la Corte dei Conti ha enunciato in relazione appunto ai conti pubblici romani. Con l'aggravante che nessuno sa dire esattamente a che cosa è afferente un debito pubblico, perché come giustamente abbiamo rilevato noi nel contrastare la riforma dell'articolo 81 della Costituzione, il debito di per sé non è né male né bene, dipende da che cosa è destinato. E se è giusta la considerazione che più volte, non Veltroni direttamente, io non l'ho mai sentito, ma suoi rappresentanti e esponenti anche di prestigio hanno detto che cioè sia imputabile al metro C.
alla metro C, se è imputabile a questo, allora io non riesco più esattamente a cogliere quello che è stato l'elemento, la carenza, il punto di critica, di crisi fondamentale nella conduzione del Covid. Vengo all'ultimo punto, mi permettete un minuto soltanto. Siamo al momento in cui vengono anche ricostituiti tutti i municipi romani e ridotti a 15 e ridotti di numero, e così come sono ridotti di numero anche i consiglieri comunali. Perciò io sposo l'ipotesi che ha fatto Bruno di una grande, un grande assemblea diciamo pubblica romana che implichi partiti e associazioni, proprio perché nelle associazioni sono presenti, io sono fra questi, sono presenti molti militanti dei partiti, non dico esponenti, ma militanti dei partiti, che generano in qualche modo dei cortocircuiti che possono implicare molti equivoci. E in particolare vengo a un punto che mi sembra interessante, che è una novità. Il Circolo Rosselli di Firenze, la sezione romana, propone di dare ai municipi una, a parte il potere dei municipi che deve essere aumentato, ma anche la possibilità di essere grandi elettori del Consiglio Capitolino, essendo ormai impossibile per un consigliere comunale essere rappresentante anche del suo territorio di appartenenza. Grazie. Parlo di rifiuti, insomma, in modo forse un po' particolare. Intanto vorrei suggerire di considerare i rifiuti, la questione dei rifiuti, tra i beni comuni, e questo, data anche la ristrettezza dei tempi, diciamo che rimando ad altre, eventualmente ad altre occasioni, eventualmente le esplicitazioni che comporterebbe troppo tempo. Io vorrei in qualche modo cercare di essere utile in questa occasione, dando più che altro, diciamo, qualche informazione che possa servire a decifrare meglio quella che è la situazione che ormai da quasi un anno campeggia sui giornali, di questo poco di scariche, insomma, questa specie di gioco dell'oca che si ricomincia sempre da casa e che definisce di volta in volta dei luoghi dove stabilire la discarica che dovrà sostituire Malagrotta. Beh, diciamo che questa ricerca nasce praticamente da questo modello di gestione dei rifiuti, che è assolutamente sconsiderato, è un modello che appunto sta mostrando in questa ricerca affannosa e senza soluzioni il suo fallimento. E perché ha il suo fallimento? Perché questo modello, questo piano rifiuti, che noi definiamo il piano rifiuti Storace Marrazzo Polverini, nel senso che è sempre lo stesso perché si cambia un po' le date di definizione, è un modello che si basa essenzialmente sull'incenerimento, al di là dei numeri che vengono dati di un 35%, che adesso diciamo, si parla di 50% di raccolta differenziata, quando poi la Comunità Europea avrebbe già imposto il raggiungimento del 65%, al di là, diciamo, di questi obiettivi che vengono nel piano detti e poi negati dallo scenario di rifiuti, in effetti la soluzione viene data all'incenerimento dei rifiuti, e che questo sia vero è in pratica anche dimostrato da due numeri, cioè i numeri che dà l'AMA della raccolta differenziata, che li attesta, con l'ultima stima, al 24,8%, che vengono contraddetti da quanto in pratica ha testimoniato pochi giorni fa in commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie, dove è uscito fuori che a fronte di 4.500 tonnellate di rifiuti prodotti a Roma, in pratica soltanto 500 vengono praticamente il materiale che viene avviato al recupero e aiuto. E quindi parliamo effettivamente di una raccolta differenziata all'11% circa, non al 25% circa, come dicevamo. Ma questo è, diciamo, appunto modello basato sull'incenerimento, si fonda ancora su due architravi, che sarebbero i due inceneritori, i due gassificatori, quello di Malagrotta già costruito e quello di Albano.
se vengono a mancare questi, praticamente crolla tutto il sistema, tutto il modello di gestione dei rifiuti. Ora, un piccolo escurso. Il gasificatore di Malagrotta, il cui modello è stato presentato nel 2002, praticamente doveva essere inaugurato nel 2008, poi anche per colpa nostra, perché abbiamo concorso un po' di resistenze, fu sequestrato dopo le ispezioni del nodo dei carabinieri del fuoco. Ha lavorato per circa un anno e mezzo, adesso dall'ottobre scorso è fermo con 60 dipendenti in cassa integrazione senza una lira, e il gestore dice che praticamente deve costruire le altre due linee in pratica perché ancora non sono state costruite, ma che deve reperire i fondi. Quindi in pratica il gasificatore di Malagrotta non c'è. Il gasificatore di Albano, ne so sappiamo tutti quanti, insomma, le vicissitudini. È che il gasificatore di Albano praticamente non c'è e non ci sarà. Cioè i due architravi su cui si fonda questo sistema, questo modello di gestione dei rifiuti, non esistono. Quindi in effetti non esiste questo modello di gestione dei rifiuti. Quindi il discorso di andare verso un modello che diciamo un modello virtuoso è praticamente un sistema ormai ineluttabile, quello della raccolta differenziata e quello della riduzione della gestione dei rifiuti. Concordo appieno con l'invito che facciamo. Quindi in sintesi parto da questa sciocchezza del pulsante mal premuto che ha il credito. Partivo per analogia dal pulsante mal premuto che ha impedito di ascoltare con la comprensibile attesa l'intervento introduttivo che aveva fatto Paolo, per dire che a volte basta poco o un piccolo aspetto tecnico e un grande ragionamento, una grande attesa può configurarsi, può prendere conformazioni diverse da quelle attese. E allora qui la domanda è: si è proposto un metodo, si è proposta un'analisi, ci stiamo ascoltando, anche se io non faccio l'intervento nel merito di come la città è cambiata per l'arrivo di 500.000 di persone dall'universo mondo e l'obiettivo della cittadinanza interculturale come si costruisce, però l'interrogativo è se in questo ambiente da noi liberamente costituito qui stamattina abbiamo costruito le premesse, le condizioni sostanziali e necessarie perché sia organizzabile nella città una battaglia interculturale prima e una proposta necessariamente elettorale poi, perché intervenga la novità della rottura del continuismo da 20 anni nel governo di Roma. Io, come credo negli interventi che abbiamo sentito, nelle attività che quotidianamente facciamo, avvertiamo di dover introdurre questa novità, però è anche vero che la strumentazione, l'articolazione per parlare alla città nuova, quella che non fa politica nei modi tradizionali, non l'abbiamo ancora. Questo ambiente che oggi qui si pone questo problema, ancora non abbiamo l'attrezzatura per affrontare questo viaggio al cambiamento del governo della città, cioè per avere una Roma non più portata per mano dai poteri esterni a come maturano nei corpi sociali, sul territorio, nei vari segmenti in cui la democrazia vera, quella spontanea, la democrazia diretta ancora cresce e si arresta, ma è invece il patto d'affari,
il potere esterno, la centrifugazione per semplificare. E allora l'attesa su questa giornata non è l'evento, ma l'attesa degli input, delle connessioni che sono state richieste, è certamente non media, è alta. Occorre pensare ai mesi dell'estate, occorre pensare a coordinate di tipo generale. Le elezioni negli Stati Uniti d'America anche incideranno. Occorre partecipare a questa timida ripresa nel dibattito filosofico e scientifico sui percorsi di un nuovo realismo, proprio mentre trionfa invece il postmoderno. E allora è non da poco l'impegno che ci attende, è non da poco i piani di attenzione, di riflessione in più che andremo ad affiancare o a sovrapporre a quelli del quotidiano impegno delle nostre attività. Ma è di questo che da un minuto dopo le conclusioni di Don Sardelli effettivamente si tratterà di ragionare. Beh, io credo che c'è bisogno di chiarezza e di una rottura non solo formale ma sostanziale con tutti i ragionamenti, cioè non è possibile che si rientra continuamente in maniera oscillante, in dialettica, con modelli e con forze che sono responsabili di una situazione drammatica del nostro paese e della nostra città. Io credo che noi non dobbiamo avere modelli, noi dobbiamo avere un percorso virtuoso, no, nei luoghi dove si vive, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, per ascoltare, per conoscere, per capire, quindi fare un percorso, no, di approfondimento, di conoscenza, per disegnare lì la strategia la più efficace possibile, la più imprudente. Anche perché noi che facciamo parte del Patto Nazionale di Mutuo Soccorso insieme ai movimenti nazionali, parlare bene di Pisapia insomma è un po' un problema, insomma la questione dell'Expo grida vendetta, e mi fermo qui. Quindi insomma ecco, evitiamo questo, perché questo porterebbe il movimento nostro insomma a non aderire assolutamente a questo modello di intervento, come non aderiamo a forme di collaborazione con i partiti che nella memoria storica che ci formiamo negli ultimi 20 anni hanno seminato la città di devastazione, aiutando fortemente i poteri forti della città, i Caltagirone oppure i Cerroni, a seconda insomma la spartizione della torta metropolitana. Quindi credo che noi dobbiamo avere quella forte autonomia e indipendenza di costruire un percorso che è un percorso imprudente, un percorso però che va fatto di conoscenza. Cioè oggi ci troviamo sotto casa, non ci sono più i nomadi che parlano chi sta dentro i cassonetti, ci sono anche i nostri padri, le nostre madri, no, che purtroppo impoveriti dalla situazione drammatica fanno concorrenza ai fratelli rom. Quindi questo è l'elemento importante. Come si organizza la rabbia, no, e anche la frustrazione di questo popolo nostro, di questa Roma popolare, no, che è stata disarticolata in forma astratta dal dominio che un sistema, no, di relazione, di potere ha determinato. No, non è solo i partiti, poi no, ci sono anche alcune associazioni che spartiscono i soldi e quindi fanno finta di essere per esempio ambientaliste, però poi se prendono la torta, ci sono sindacati che fanno finta di essere sindacati, però se si prendono la torta, cioè, quindi è chiaro che l'elemento importante è che ci sia veramente, no, la trasparenza nel percorso nuovo che si vuole seguire e che sia la differenza, che si faccia la differenza con il passato e che sia chiaro e netto il percorso dove noi vogliamo andare. Su due questioni poi tra l'altro molto efficaci. No, se prendiamo la questione dei rifiuti e la questione della mobilità, perché non parliamo della chiusura al traffico, no, della città? Perché la chiusura al traffico della città fa lavorare di più i metalmeccanici e quindi risolva la crisi dei metalmeccanici. Avremo chiaramente una condizione di inquinamento zero, perché ci saranno centinaia di mezzi pubblici costruiti dai nostri operai, no, nella città. Io questo lo voglio sentire, perché non è demagogia, è una scelta alternativa che rompe il trattamento, così come quei rifiuti.
no? Perché non determinare che le imprese facciano recupero e riuso, no? Invece delle buche cloaca, di Malagrotta, il monopolista Cerroni in Italia fa così e poi in Australia fa la corda differenziata, perché il potere politico è corrotto e sono corrotti tutti, e non è qualunquismo, è dato di fatto. Da Rutelli 1 e 2, da Peltroni 1 e 2, questo è stato determinato e tutti sono stati responsabili. E quindi, senza parlare a livello conquista, ma chiaramente disegnare un progetto diverso vuol dire avere memoria. Cioè, io non la zero la memoria, non posso scordare queste cose, però è l'elemento che una volta avuta chiarezza nella linea e quindi nell'azione politica inclusiva, resistente ma anche insorgente, perché c'è l'elemento di dare speranza e non è possibile stare dentro compatibilità democraticistiche o politicisti, c'è bisogno di dare chiarezza, far capire che noi alla punta della Roma moderna vogliamo rilanciare la Roma popolare, quella Roma che si vive nelle periferie, ma non solo nelle periferie, che i giovani che non cercano più lavoro abbiano la possibilità di vedere una speranza, no? Che il precario in tutte quelle sue miriadi di modalità di precariato abbia la speranza di ricostruire. E quindi, e concludo, credo che sia questo l'elemento, deve esserci la possibilità di far leggere alla città, partendo dai quartieri e dai luoghi di lavoro, no, l'alternativa, no? Poi dopo le alleanze ci potranno pure essere, però sia chiaro che se questo non emerge così, avremo un immaginario compatibile, e quindi noi invece dobbiamo essere proprio l'opposto, dobbiamo essere incompatibili ma unitari con tutte le forze popolari che vogliono il cambiamento. Allora, buona giornata a tutti. Si parla di crisi, ma quale crisi? Politica, morale, civile, economica? Beh, per noi pedoni romani queste sono tutte crisi, se ci stanno come ci stanno, aggiuntive. Perché noi sono decenni, 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 noi pedoni romani, che abbiamo una crisi, che è una crisi di convivenza civile, è una crisi di diritti e dignità della persona legata e calpestata, è una crisi che colpisce tutti quanti, che però soltanto una parte di noi, Darwin sarebbe nel modo favoloso, si troverebbe bene qui a studiare come fanno i pedoni romani a essere contro i pedoni, perché ci ammazzano altri pedoni. Allora, che cos'è questa crisi nostra? È una crisi che la strada è un bene comune e viene egemonizzata da qualcuno, cioè vengono esclusi i pedoni. Da oltre 25 anni noi denunciamo queste cose come organizzazione, associazione diritti dei pedoni. Noi abbiamo sempre detto che siamo in crisi, che bisognava intervenire, e tutti quanti ci hanno risposto, ma no, noi miglioriamo, miglioriamo. E allora il miglioramento è dato da certe cifre. Negli anni 60 il 65% della mobilità a Roma veniva fatto col mezzo pubblico. Adesso la mobilità a Roma viene fatta dal 18,2% delle persone che usano il mezzo pubblico. Ma guardate, non stiamo parlando di ATAC, stiamo parlando di ATAC, Corral, Metro, Trenitalia e Tassì. Tutti questi insieme fanno il 18,2%, il che significa che quasi quasi non esiste il trasporto pubblico a Roma. Allora, a un certo momento è arrivata a noi la patente che dimostrava che quello che non dicevamo da decenni e decenni era vero, cioè è arrivato il 4 agosto del 2006 il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri che dice: guardate, Roma, ecco, questa è la rottura di continuità, Roma c'ha l'egemonia da traffico e mobilità, quindi dovete immediatamente... A Roma non si vive, dice il decreto, a Roma non si vive, non c'è una vivibilità civile, quindi immediatamente dovete fare con urgenza certe determinate cose, perché dovete creare, ritornare alla normalità, questo dice il decreto di Prodi. L'ha ribadito Berlusconi, un altro presidente del Consiglio dei Ministri che voi avete avuto, l'ha ribadito Monti, un altro presidente dei ministri che voi avete avuto, e questa rottura di continuità non la vediamo, perché le cose peggiorano.
Allora, se vogliamo qualche cosa di serio, chiunque assume l'onere di andare nelle istituzioni deve assumere l'onere di rompere la continuità, perché come ha detto Bruno Cercarelli, il problema è se non si rompe, qui continua sempre, cioè abbiamo sempre la continuità.